insegno gioco, ecco perché io dico che io voglio giocare palla a terra, tutt'altro io insegno ai giocatori, poi per contingenze, perché ho visto che molte volte non si riesce, comincio a chiedere alla squadra qualche volta forse è meglio mettere la palla dietro la linea dei difensori. Quello che non abbiamo fatto anche ad Ascoli nel secondo tempo, secondo me. Non ti rigirare la palla e trovi 9 giocatori a 10 metri schierati, è difficile. Dopo lì subentra l'uno contro uno, che molte volte è difficile. Quello che invece, secondo me, abbiamo messo piano piano, costruendo la squadra, ecco per dire, si costruisce la squadra, si cerca di dare prima un'identità di determinata cosa, poi un'altra, e poi sì, tutte le settimane io sono alla ricerca di cose nuove, per andare a cercare di trovare la quadratura per cercare di lottare per determinati traguardi, situazioni importanti. Tornando a Perugia, dopo tanto tempo torna una chance importante per Di Carmine. Come sta? Come l'hai visto? Di Carmine fino adesso, aspettiamo adesso, dall'inizio, perché poi è entrato con l'Ascoli, è entrato con il Lanciano, è entrato sì, con... Il minutaggio ultimamente è un po'. Mezz'ora non è poco, secondo me, un minutaggio di giocatore, certe volte devi fare delle scelte quando hai determinato il giocatore, però è un giocatore che si è sempre allenato bene.